Una serena festività di San Giuseppe a tutti voi, dalla voce di Lucio Zanato, un 19 marzo 2020 decisamente diverso da come ci saremmo aspettati. Le belle immagini vi giungono dalla cripta della cattedrale del Duomo di Treviso. A breve seguiremo insieme la celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Sono con Don Giorgio Riccoboni, parroco della cattedrale. Intanto buongiorno. Buongiorno. Senta, raccontiamo un po' questa cripta particolare. Beh, questa cripta è ciò che rimane dell'antica cattedrale romanica del 1000 ed è una espressione bellissima di un'antica e sempre viva fede che ha segnato e segna questa nostra città. Qualcuno la definisce un bosco di colonne, io preferisco pensarla a un giardino che richiama quello dell'Eden, ma ancora di più quello della resurrezione. Sono custodite i resti mortali del patrono della nostra diocesi, San Liberale. Ci affidiamo a lui, ma ancor più a San Giuseppe, che con Maria è il nostro grande intercessore. Un'antica preghiera dice che nella tribolazione ci si affida a San Giuseppe. Sono giorni di grande tribolazione, nella preghiera e con la celebrazione della Messa vogliamo affidarci a Maria e a San Giuseppe. E allora seguiamo insieme la celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Santi e le sante che sono con noi, che ci accompagnano
che non ci lasciano mai da soli. E oggi in particolare ricordare San Giuseppe nella sua festa significa ringraziare il Signore perché ha voluto il calore di una famiglia, ha voluto la normalità di un padre, di una madre per il suo figlio, per Gesù, Verbo incarnato. Ha voluto la presenza di quest'uomo giusto, silenzioso e forte. Per sua intercessione ci rivolgiamo ora al Signore e mettiamo davanti all'altare tutto ciò che ci opprime, ciò che ci pesa. Mettiamo nelle sue mani le fatiche, le sofferenze, mettiamo anche i nostri peccati, le nostre chiusure, i nostri egoismi, la non disponibilità ad aprirci al perdono, alla vita. Per celebrare degnamente questi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli, vi pregate per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
Preghiamo. Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione, farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia. E in tal modo la promessa si assicura per tutta la discendenza,
non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Beh, sono davvero pochi i cenni a proposito di San Giuseppe nei Vangeli, ma questi pochi cenni bastano per tratteggiare la figura bella e forte di un autentico uomo di Dio. Vorrei adesso mettere in evidenza quattro brevi tratti che emergono dal brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Era un uomo giusto. Il giusto nella Bibbia è colui che ha un rapporto di fede operosa nei confronti di Dio. È uno che si apre alla disponibilità a compiere, a fare ciò che dice la sua parola, a realizzare la parola. L'abbiamo sentito nella seconda lettura. Abramo è colui che è il modello di ogni fede, alla promessa di una discendenza pur in tarda età ha creduto. E questa fede, pronta
al di là e quasi contro ogni aspettativa, contro ogni speranza, questa fede viene accreditata come giustizia. Ecco il fondamento di ciò che fa un uomo giusto. I giusti sono coloro che ripongono tutta la loro fiducia, tutta la loro speranza in Dio. Sono coloro che si fidano della sua promessa, si fidano di lui quando promette: io starò con te, non ti lascio solo, non ti abbandono. I giusti vivono pienamente la vicenda di questo mondo, non scappano, stanno nella storia. Ma sanno anche che l'esistenza non si richiude nell'orizzonte limitato del tempo terreno. Sanno che questa esistenza si apre ad una vicenda che è carica di eternità. Il giusto fa spazio alla logica di Dio nel concreto della sua vita. Permette, pur nella quotidianità così faticosa, spesso incomprensibile, permette là l'irruzione della novità di Dio. E a Giuseppe apparve in sogno un angelo. Papa Francesco descrive in termini molto delicati, molto belli, la sua devozione a San Giuseppe proprio in questa relazione alla capacità di questo uomo della Bibbia di sognare, di ascoltare i sogni di Dio che in sogno gli vengono manifestati. Permettetemi di rubare le parole a Papa Francesco, sono veramente molto belle. Vorrei anche dirvi una cosa molto personale, ha detto una volta il Papa. Io amo molto San Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sul mio tavolo ho un'immagine di San Giuseppe che dorme e mentre dorme si prende cura della Chiesa. Sì, può farlo, lo sappiamo. E quando ho un problema, una difficoltà, io scrivo un foglietto e lo metto sotto San Giuseppe perché lo sogni. E questo gesto significa prega per questo problema. Mi piace pensare che tutti noi adesso siamo su uno di questi foglietti scritti dal Papa che stanno sotto l'immagine di San Giuseppe che dorme, che sogna, che intercede. Il sognatore che dorme sembra lontano dalla vita reale, sembra che si disinteressi del mondo, delle cose, degli altri. Invece è proprio in questo suo atteggiamento di fiducioso abbandono che si dimostra completamente affidato a Dio. Dal Padre Celeste Giuseppe riceve il dono della sua paternità terrena, misteriosa, ma reale, reale nell'affetto, reale nella cura, reale nella presenza. Perché si prende cura di Maria, di Gesù, e per questo può prendersi in carico i problemi della Chiesa e di tutta l'umanità. Giuseppe si destò dal sonno. C'è una completa continuità tra il sonno e il sogno di Giuseppe e la sua vita cosciente sveglia. Nel sogno gli viene rivolta la parola di Dio attraverso l'angelo. Il Signore gli parla. Potrebbe essere la nostra situazione quando ci mettiamo ad ascoltare la parola di Dio, quando leggiamo le scritture, quando come membra vive della Chiesa preghiamo e riusciamo anche a vivere esperienze in cui ci pare di aver colto qualcosa della sua volontà per noi. Ma Giuseppe lascia questa situazione di sogno, si sveglia, si desta, torna alla vita concreta, alla vita reale. Potrebbe riscuotersi e dire, magari tra sé e sé, di tornare come prima, a considerare, a rimuginare tutte le cose, a tentare una via di uscita, magari autonoma, indipendente, e considerare l'indicazione dell'angelo un abbaglio, solo un sogno, appunto. Invece, ecco la quarta caratteristica,
fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Non dice nemmeno una parola. Si nota il silenzio profondo, quello di una persona concreta, seria. E non a caso la Chiesa lo riconosce come il santo dei lavoratori, lui, il falegname. Non dice nemmeno una parola, e però obbedisce. È in lui che fa puntualmente, punto per punto, quello che gli viene detto. In lui si realizza la parola, avviene secondo la volontà di Dio. Nel suo caso, sì, nel suo caso la custodia sponsale e paterna di Maria e di Gesù. La storia della salvezza dell'umanità in Cristo Gesù è resa possibile anche da questa sua silenziosa, ferma, costante perseveranza nella fedeltà alla parola di Dio. La storia allora diventa anche così il luogo in cui si realizza la volontà di Dio. Ecco perché anche noi oggi ci affidiamo alla sua intercessione, alla sua cura, alla sua custodia. Perché abbiamo bisogno di non rinchiuderci nel nostro limite. Stiamo toccando con mano a vari livelli il limite proprio della nostra vita, della nostra esistenza, delle forme, dei modelli della nostra convivenza civile. Scopriamo quanto sono fragili le sicurezze che solo fino a pochi giorni fa davamo così per scontate da non essere neanche capaci di concepire la possibilità di un blocco così totale, così repentino, così tanta sofferenza, nel volgere di pochi attimi, per così dire. Siamo capaci di cose grandissime, ma il tempo non è nelle nostre mani. E siamo esposti sempre al rischio del fallimento e della chiusura. Scopriamo allora la vera misura dell'umano, se la teniamo aperta all'orizzonte dell'infinito di Dio, infinito di giustizia e di misericordia allo stesso tempo. Abbiamo bisogno di affidarci ad un'intercessione profondamente umana e forte. San Giuseppe, che dormiente assicura la cura di ciò che ci sta a cuore, ci dà la speranza che si possa continuare ad impegnarsi, anche quando apparentemente le forze stanno per lasciarci, quando la determinazione rischia di cedere. Abbiamo bisogno di affidare la fatica, la forza, il coraggio di tutti coloro che stanno impegnandosi al limite e anche al di là delle proprie possibilità per il bene di ciascuno e di tutti. Abbiamo bisogno di invocare l'intercessione di San Giuseppe, di chi ha vissuto per servire, affinché accompagni chi è a servizio di tutti in questo momento di prova. Abbiamo bisogno di aiuto per vivere concretamente l'amore che la fede risveglia in noi. San Giuseppe, che si desta e continua ad essere fedele, ci sostiene nel passaggio dalla preghiera alla vita attiva, dalla contemplazione del mistero di Cristo alle scelte e alle azioni di ogni giorno. Abbiamo bisogno di cristiani che in ogni aspetto della loro vita sappiano trarre le conseguenze della loro fede, che traducano in scelte concrete l'amore di Dio sperimentato nella fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto. Dobbiamo passare dai sogni alla realtà, affinché la realtà possa essere quella che è stata sognata da Dio. E abbiamo infine bisogno di fatti di Vangelo, abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri. San Giuseppe può sostenerci nel realizzare concretamente la richiesta che rivolgiamo con il Padre nostro: sia fatta la tua volontà. Lui, che ricordiamo lavoratore,
Accompagni con il suo esempio di operosità concreta e forte coloro che in questo momento continuano a lavorare, pur nelle incertezze della situazione e nella fatica e spesso nel timore. Affidiamo allo sguardo di San Giuseppe tutti coloro che vivono la precarietà del proprio lavoro, quante preoccupazioni, quante paure. Non perdiamoci d'animo. Per contribuire a trovare i modi e i luoghi in cui impegnarci nel lavoro, nelle attività di volontariato, per il bene della società e di ogni persona. Abbiamo bisogno, il nostro mondo ha bisogno, di uomini e donne che vivano l'amore che hanno ricevuto in dono, che lo vivano gratuitamente, senza sconti o compromessi. Abbiamo bisogno di fedeltà alla vita, anche solo e adesso soprattutto, nella quotidiana fedeltà a quanto ci viene richiesto per il bene comune, consapevoli che possiamo essere nel nostro piccolo, anche noi, custodi silenziosi, forti e fedeli della vita di tutti. San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa universale, prega per noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo le nostre preghiere al Signore per intercessione di San Giuseppe, insieme a Lui che si è preso cura del Figlio di Dio venuto a mostrare l'amore del Padre per gli uomini. Eleviamo la nostra preghiera dicendo insieme: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per Papa Francesco. Non gli manchi mai il dono della sapienza e della forza per guidarci nell'essere sempre Chiesa fedele al Vangelo. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per le autorità civili e chi ha responsabilità di governo.
in questo tempo di emergenza, con prudenza e fermezza, sappiano operare le scelte necessarie a tutelare la salute di tutti. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per le nostre comunità cristiane, riscoprano nell'ascolto della parola di Dio, nella carità fraterna e nella preghiera personale e familiare, modalità rinnovate per vivere questo tempo di preparazione alla Pasqua. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per quanti soffrono a causa delle malattie, trovino nei familiari, amici e personale sanitario che li assiste, fratelli che sanno portare sostegno al corpo e consolazione allo spirito. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per tutte le persone che vivono situazioni di fragilità e marginalità, senza fare rumore, trovino in noi persone attente alle loro necessità e capaci di farsi prossime con compassione. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Per tutti noi, perché questa situazione di disagio, per tutte le limitazioni che viviamo, ci possa aiutare a riscoprire ciò che è più essenziale e irrinunciabile, il rapporto con te e con i fratelli. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. Dio di bontà infinita, che in San Giuseppe hai dato alla tua Chiesa un segno della tua paternità, veglia sui tuoi figli e accogli le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il nostro servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe,
nel servire il tuo unico figlio nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono in ordine al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con me, indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei fratelli e delle sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti affidiamo in particolare tutti i defunti di questo periodo che non hanno potuto avere un ricordo, un accompagnamento nella celebrazione delle esequie, ma che sono accompagnati dalla tua infinita misericordia e dalla nostra preghiera. Ricordati di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo a Dio nostro Padre che ci dia la capacità, la volontà e la forza per compiere la sua volontà, per fare il bene che ci dona di poter fare. Con la fiducia, con la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Signore Gesù, io credo che tu sei presente nella parola, nel pane e in questa comunità che celebra il mistero della tua morte e risurrezione. Tu sei sempre con me e ti doni nell'Eucaristia. Ti lasci amare, accogliere e contemplare. Tu sei il Dio vivente. Vieni a visitarmi anche ora che non posso riceverti. Offro a te la mia vita, i miei pensieri e le mie azioni, perché ti amo con tutto me stesso e desidero incontrarti e accoglierti nel mio cuore per fare la tua volontà. Amen. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita, nel ricordo gioioso di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre. Per Cristo nostro Signore. Rivolgiamo ora la nostra preghiera a San Giuseppe affinché lui possa accompagnarci, proteggerci e possa pregare assieme a Maria per noi presso il Padre. San Giuseppe, sposo dolcissimo di Maria, padre terreno di Gesù, mediatore della divina provvidenza, e patrono della Chiesa universale, noi ci rivolgiamo a te in questo tempo di fatica e prova. Donaci la tua fede per non sentirci soli. Donaci la tua umiltà per accogliere con docilità l'aiuto dei fratelli. Donaci la tua obbedienza per ascoltare le reali necessità del nostro prossimo. Donaci la tua pazienza per non cadere nello sconforto. Donaci il tuo silenzio adorante per cogliere la presenza di Dio nelle nostre giornate. Donaci il tuo spirito di abbandono per riconoscerci amati e custoditi dal Signore. Custodisci con la tua preghiera tutti noi, in particolare i piccoli, gli anziani, i sofferenti, le famiglie, i giovani, chi si impegna con generosità per il bene di tutti, chi ci è vicino e chi non possiamo raggiungere. Insieme con Maria, tua sposa, liberaci dalla prova presente. Accompagna il nostro cammino sulla via dell'umiltà e della fede. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci è riuniti per celebrare oggi la solennità di San Giuseppe, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giuseppe la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in San Giuseppe ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto un presidio confutibus, Santa Veritatis, nostra segregationes, ne desfigi quasi in necessitatibus, sed a periculis fructis, officiata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, eccellenza, dedicata a San Giuseppe, dedicata a questo santo che si è preso in carico in silenzio la sua famiglia, un po' questa famiglia siamo noi oggi. Sì, sì, ne sono convinto e credo che possa essere davvero anche consolante per noi avere questo aiuto, questa protezione, questo accompagnamento. E in lui vedo anche veramente tante persone, uomini e donne, che si stanno spendendo all'inverosimile in questo periodo per la cura e per la protezione delle persone. Sono così tante le persone a cui penso in questo momento e sono riconoscente a loro e al Signore per il dono che ci fa di loro. La cosa particolare è che lui ha sempre servito in silenzio. Sì, sì, sì. Nella Bibbia non si trova una parola che sia stata detta da San Giuseppe. Paziente ma forte, silenzioso ma concreto, un lavoratore. È proprio come ne conosciamo anche tanti. Poche parole ma atti pronti di fedeltà al Signore e di cura concreta. Ha fatto grandi cose, ha preso sulla famiglia, è andato lontano da casa, li ha protetti dal potere, li ha portati sani a casa, veramente un santo meraviglioso che ci accompagna. Ci fa un po' pensare ai nostri medici, ai nostri sanitari, a chi è in prima linea in questo momento. Sì, sì, esattamente. Ci fa pensare a tutte queste persone che semplicemente stanno facendo, e stanno facendo grandi cose, stanno veramente accompagnando tutte le persone, fanno di tutto perché possano guarire, perché possiamo stare tutti bene, e lo fanno con un tratto umano, con una presenza, con un'umanità che veramente lascia senza parole, lascia meravigliati. L'ultimo pensiero, perché oggi è la festa di papà. Eh sì, quanto c'è bisogno di papà. E il papà è una persona importante adesso, poi che forse devono stare un pochino di più coi figli, magari riscoprono la bellezza dell'essere insieme. Quanto è bello avere una persona vicino, da piccoli ma anche da grandi, che ci dà la vita, ci cura e ci protegge, si prende cura di noi e ci accompagna. Un augurio davvero a tutti i papà. Grazie eccellenza, con questo si conclude il collegamento dalla cripta della cattedrale di Treviso, l'appuntamento è domenica prossima 9:30, sempre in diretta, sempre su Rete Veneta e su Antenna 3. Dalla voce di Lucio Zanato, una serena, per quanto possibile, festa del papà a tutti voi.